Oh, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. E chi non si iscrive è uno spaturno. E se non sapete cos'è lo spaturno, siete cresciuti male. Allora, terminate i vari test della stufetta diesel montata ipercinese. Allora, cerco di riassumervi così. Intanto vi faccio qualche spezzone della sistemazione della tanica che vedete adesso. Ecco qua la nostra tanica. E come vedete la staffa qui vedete che ho fatto un riportino di legno in modo che arrivi a fondo. Allora, non la vedete fissate qua, vedete qua c'è già il foro, perché prima aspetto di fissarla definitivamente. Il foro verrà così, quindi la tanica viene tenuta ferma in questa posizione in modo che non possa, cioè già così non si muove perché con due viti qua non si sposta né avanti né indietro. Diciamo che una volta chiusa per bene sarà in questa posizione, quindi ingombra poi questa parte di gabone. A me questa soluzione piace, supporto gabone, piace veramente molto. Ok, allora avete visto la prima parte dove è stata sigillata la tanica con la pasta rossa. Io ho usato quella dell'Arexon, non perché mi sponsorizzi, anzi no, ma semplicemente perché è la migliore e ha la tenuta sia alle alte temperature fino a 300 gradi che anche indeformabile con gli oli e i liquidi, parliamo di gasolio. Detto questo, vedete sempre invece tanica finita, che la vedete adesso. È sempre il discorso tanica che abbiamo terminato, e aspetta che faccio l'appoggio gavone col cranio. Quindi staffa montata e a pavimento, eccola qua, sempre con i rivetti in acciaio perché qui sotto c'è un'anima di foglio, quindi la tanica è così, cioè non la muovete più. Qui dietro vedete ho inserito questa parte, questo legnetto che mi assorbirà le vibrazioni, sta qui contro e la tiene bassa, quindi di fatto la tanica nel gabone non si sposta, ok? Ecco, di conseguenza questo è il termine della tanica posteriore nel gabone, quindi avete visto che è ben fissata e soprattutto sigillata. Parliamo invece della copertura. La copertura è in fase di lavorazione perché di fatto esula dai test fatti. Sto valutando ancora, come detto nel video precedente, se fare o meno un portascarpe, comunque una stipetta. Aggiornamento sempre sui test. Allora, ora il riscaldatore, ragazzi, spero che possiate vedere un po' con la scarsa luce. Il riscaldatore è perfettamente montato, bocchette già stanno funzionando ormai da diverso tempo. Se potete vedere qua, ho messo la griglia che vi dicevo e ho preparato qui la chiusura, che adesso chiaramente è un compensatino di mezzo centimetro scarso, apposta per fare la dima. E quindi verrà, per intenderci, così. E già se sentite il rumore si attutisce veramente tanto. Chiaramente quando ho due mani si riesce, no? Ok, eccoci qua. Già sentite che le varie cose, diciamo, si sentono leggermente di meno. Quindi aggiornamento per quanto riguarda la paratia e la retina. Il riscaldatore, vi dico, è spaziale, non bello, spaziale. Arriva a temperatura in breve tempo, sto sudando qui dentro. Allora, molti di voi mi hanno sollevato una cosa ed effettivamente, leggendo un po', mi torna la questione. Nella paratia che avete visto nel video prima, io praticherò un foro sotto, il classico foro circolare, quello delle stufe da casa, per intenderci, per la reazione esterna, con la sua griglia in plastica. Perché? Perché di fatto il sensore è sulla parte dell'aspirazione, quindi all'interno di dell'ambiente dove io ho installato la stufa, anche se c'è un buon ricircolo d'aria, perché vi ricordate ragazzi che c'è una parte di foro aperta, potrebbe essere che diventa caldo subito e di conseguenza il termostato stacca la temperatura.
Ora, io nei test che ho effettuato non mi è ancora capitato, ma potrebbe essere sulle lunghe distanze, perché non l'ho ancora testata per 4-5 ore in fila, per dare un'idea. Sono arrivato a circa un paio d'ore. Ora vi faccio vedere invece come ho terminato la parte della chiusura subito sotto, sovrapponendo una retina in alluminio che con la tenuta del calore ho notato che non ha problemi e mi separa dall'esterno dagli insetti. E vedete anche il discorso della partita. E scusate ragazzi, la posizione era farvi vedere, questa è la marmitta, siamo sotto la parte al telaio, è stata fissata in questa maniera, quindi usando la sua piastrina, mettendo dei rivetti che smorzano un po', ho usato quelli in acciaio e non quelli in alluminio, due punti di ancoraggio al telaio, un punto alla marmitta, quindi rimane bella salda e il tubo, scusate le riprese, è qui sotto che non si vedrà mai, aspetta, ecco, e il tubo è là, ok. Quindi, tornando a noi, nella dima, quindi di chiusura, che voi avete visto montata, immaginate che sotto, vicino a dove c'è l'aspirazione, venga praticato un foro circolare che serve ad aspirare aria dall'interno del camper, in modo che il riscaldatore rilevi effettivamente la temperatura dell'aria all'interno del camper e stacchi quando il termostato lo rileva nella maniera corretta. Parliamo dei consumi. Allora, io posso dirvi questo per quello che ho testato e vi posso anche dire che l'idea della Tanica è meravigliosa. Allora, punto primo, per come ho utilizzato fino adesso il riscaldatore, indicativamente mi consuma circa 0,1-0,12 litri ora, che è veramente irrisorio. Per avere una temperatura in camper quasi da forno della pizza, parliamo di 23 gradi, quindi è già veramente anche, secondo me, quasi troppo elevata, e ho notato anche che la temperatura è uniforme, non è come la classica stufa Truma dove tu hai magari un angolo, una situazione molto calda e un'altra parte del camper più fredda. Qui non vi so dire per che motivo, ma il calore si spande molto meglio. Allora, discorso invece delle bocchette da reazione, anche questo parlato e discusso con alcuni di voi. Allora sì, sono d'accordo che la soluzione migliore che si potrà andare a fare è canalizzare la stufa con almeno il ricircolo per il perimetro del camper, in modo che in momento di molto freddo mi passi vicino ai tubi dell'acqua e non si ha il problema di ghiacciare. Una bocchetta vicino o addirittura per il perimetro della mansarda, una bocchetta centrale, una vicino ai letti posteriori e una nel bagno, ottimo. Quello che però era inteso, questi tre video semplicemente erano intesi come installo una stufa a gasolio esattamente con il materiale che mi viene dato in dotazione. In dotazione mi sono state date due bocchette di areazione e due tubi con un raccordo a T. Io ho fatto l'installazione come avete visto e vi dirò che già così, così com'è, la resa è veramente notevole. Basso consumo e alta resa calorifera, quindi a me piace molto. Discorso temperatura appoggiato della piastrina in appoggio sul fondo del camper. Io non ho rilevato mai, neanche dopo un'ora e mezza di utilizzo, oltre i 50 gradi, 50-55 se devo essere sincero. Non vedo l'utilità. Chiaro, si può mettere una parte in alluminio che farò più avanti, i foglietti diciamo che a tenuta di calore o fanno assorbenti anche, se vogliamo essere proprio stare dalla parte dei bottoni, non è sbagliato, ma non ce n'è bisogno, è questo che vi volevo dire. Se vi ricordate, la parte davanti, quella che è dove c'è lo scarico della marmitta, è più lunga ed è esattamente lì che c'è il foro di areazione. Perché? Perché la parte della marmitta è quella che scalda di più. Quindi avere quella parte lunga con l'areazione è la cosa, secondo me, vantaggiosa. Non si arriva mai vicino al legno e c'è comunque un buon ricircolo dell'aria. Cosa importante, pompa. Allora, la pompetta, che è un'impulsiva, quindi sapete che fa quel maledetto tic 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 tic,
Perfetto, ho trovato due soluzioni valide. Allora, una, chiaramente, la cosa migliore, se potete, ragazzi, ve lo dico, mettetela esternamente al camper, assolutamente, mettetela esternamente, avete risolto i problemi. Nel mio caso non ci stavo, cioè l'ho riguardato anche l'altro giorno, veniva una roba fatta male e non è il caso. Di conseguenza ho deciso di mantenerla all'interno del camper, semplicemente con il materiale fonoassorbente che è adesivo ci ho fatto il giro in tondo. Di questa è l'unica cosa che non ho video, purtroppo, perché di fatto devo ancora finire di testarlo, però vi do una possibile soluzione. Semplicemente si attorciglia questo nastro, che è il nastro apposta da caldaie fonoassorbente, ad alta temperatura resiste fino a circa 100 gradi, e lo si avvolge, fine del problema. E già vi assicuro che caliamo il rumore, guarda, per darvi un riferimento, di un 70%, quindi diventa veramente quasi ininfluente. Stesso discorso per la paratia di chiusura, andrò a mettere prima il fono assorbente e sopra il foglio di alluminio adesivo, in modo da separare sia il calore, se ce ne fosse bisogno, e la parte di fono assorbente. Questi sono per adesso tutti i vari test, e spero anche di aver risposto alle vostre domande. Se ce ne sono, ragazzi, come al solito fatemele. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, e del resto alla prossima.